Questa mattina la presentazione del candidato sindaco del centrodestra Enrico Trantino, presenti i rappresentanti politici della coalizione, a sostegno del candidato sindaco. Elementi di discontinuità non ci devono essere, nel senso ci possono essere degli elementi di implementazione, di miglioramento, perché poi tutti siamo perfettibili, ma anche se dovessi farcela io e dovesse essere la migliore amministrazione che mai Catania abbia avuto, mi auguro che chi verrà dopo comunque abbia qualche elemento di discontinuità, perché bisogna sempre cercare di perfezionare quel che è stato fatto. Quindi, detto questo, io immagino che ci possono essere dei miglioramenti, ma non perché ci sarà una guida politica diversa, ma perché in questo momento abbiamo un dialogo con il governo nazionale sicuramente più proficuo di quanto si è verificato negli ultimi tempi, perché sarebbe la prima città d'Italia dove dovessi vincere a Fratelli d'Italia in un momento in cui il presidente del Consiglio è di Fratelli d'Italia, cercando solo di realizzare quel che i catanesi sperano venga compiuto per tornare a essere grandi, dove per tornare a essere grandi significa avere un'idea di città condivisa, avere un'idea di città in cui si capisce che l'ingrediente principale per avere una città migliore innanzitutto dipende dal catanese. Ecco, trasmettere la sensazione che l'amore che noi prendiamo da questa città, che è più forte di quel che le abbiamo fatto, deve essere in qualche modo restituito. Non bisogna ricordarsi di essere catanesi solo durante la festa di Sant'Agata o quando in Catania sale di sedia. Bisogna essere catanesi orgogliosi della propria catanesità sempre, e questo lo si può fare nel momento in cui si avrà una diversa idea di comunità rispetto a quella che c'è stata ora. All'avvocato Enrico Trentino abbiamo chiesto se ha già in mente un programma. Credo che sia prematuro parlarne adesso, perché è giusto che mi confronti anche con le altre forze politiche. Uno però a cui tengo tantissimo è immediatamente andare a parlare con il Ministero delle Infrastrutture, con il Ministro Salvini, per cercare di sbloccare il finanziamento per il nodo Catania, che ci consentirebbe, visto che qua siamo, se ci affacciassimo, vi potrei anche plasticamente far vedere quello che io immagino. Perché c'è un nodo Catania, un progetto di RFI che prevede l'interramento della stazione centrale, l'interramento per gran parte dei binari che scorrono su Viale Africa, anche se alcuni andranno in trincea, la liberazione quindi del waterfront e pertanto la restituzione al mare del nostro fronte, che da 1860, da quando la società Vittorio Emanuele decise di fare la linea ferroviaria su questa direttrice, è interdetto ai catanesi. Questo sarebbe uno dei miei sogni. Ovviamente, laddove dovessimo farcela, si tratta di un sogno che vedranno i nostri figli, perché dovrebbe essere realizzato, dovrebbe essere completato, se tutto va bene, fra il 2030 e il 2033, ma bisogna pure cominciare. Mente virtuoso di come il centrodestra, con senso di responsabilità, trova la quadra quando i momenti sono così importanti come quello delle amministrative, non solo a Catania, ma anche nelle altre città che il 28 prossimo di maggio andranno al voto. Oggi qui è una testimonianza di una coesione che è in linea con quello che è anche il governo regionale, il governo nazionale, ed è una scommessa di buon governo. Affidiamo alla città di Catania un amministratore di alto profilo che sicuramente, con l'aiuto di tutti i partiti che lo sosterranno, avrà la possibilità ancora di dare a Catania la crescita e la qualità della vita che i catanesi si aspettano. L'MPA dal primo momento sapeva di tenere la coalizione unita attorno al nome di Fratelli d'Italia, che poi, dalla scelta del loro partito, è Enrico Trantino. Quindi l'MPA c'è stato dal primo momento. Alla fine anche la Lega ha detto di sì. Beh, alla fine per un grande atto di responsabilità e soprattutto per amore di questa straordinaria città e per l'unione del centrodestra, si è ritenuto opportuno andare avanti tutti quanti insieme, anche perché in linea con quello che è il governo centrale e il governo nazionale.